Buonasera amici di Teleromagna, siamo qua, quinta puntata, ragazzi siamo già arrivati alla quinta puntata, quante emozioni, quanta bella musica, dite la verità, e grazie per i messaggi perché ci state scrivendo che la trasmissione è di vostro gradimento, veramente grazie, grazie di cuore. Questa sera un'altra puntata straordinaria perché omaggeremo la tradizione di Raul Casadei. È un modo anche per ricordare il grande re del liscio, ma lo faremo in un modo un pochettino diverso, perché siamo andati a riscoprire i grandi brani orchestrali, perché comunque Raul Casadei ha avuto sempre dei grandi musicisti, dei grandi solisti, Enrico Muccioli, Robertino, grandi musicisti come il maestro Pedulli, dove hanno veramente composto in tanti anni dei bei brani musicali, ma soprattutto brani da orchestra, da sax e clarino. Non mancherà l'accenno a un grande successo di Raul e qui avremo anche la presenza, la partecipazione canora di Novella, ma avremo modo di parlare perché questo è solo l'inizio di questa quinta puntata di Emozioni e Tradizioni. Allora ragazzi, siete pronti? Perché Federica la vedo prontissima, perché è lì che sta per dire la storia di Raul Casadei. A tra poco. Raul Casadei nasce a Gatteo il 15 agosto del 1937. Suo papà Dino è il fratello di Aurelio II Casadei. A 16 anni si appassiona alla musica quando lo zio II gli regala una chitarra. Nel frattempo si diploma alle magistrali e per 17 anni insegna alle scuole elementari. A fine anni 50 però inizia a fare qualche serata con l'orchestra dello zio II, fino a decidere di interrompere l'attività di maestro elementare per portare avanti l'orchestra fondata nel 1928 da quest'ultimo fino agli anni 70. L'orchestra si chiamerà II e Raul Casadei. Nel novembre 1971, dopo la prematura scomparsa di II, prende in mano le redini dell'orchestra e con alcuni cambiamenti la porta ad essere la più popolare in Italia e nel mondo, diffondendo il folklore, la musica da ballo e le canzoni della sua amatissima Romagna. A lui è legato il termine ballo liscio per un simpatico aneddoto avvenuto nei primi anni 70 in un famoso locale, le rotonde di Garlasco in provincia di Pavia. Durante uno spettacolo, vedendo i ballerini andar via lisci in pista, esclamò: «E vai, col liscio!» E da quella volta venne coniato il termine ballo liscio. Raul Casadei, il re del liscio. Grazie Federica, che bel racconto, che bella storia. Allora, naturalmente mi sono già preso, ragazzi, voi non lo sapete, ma io ce l'ho di fronte, no? Novella mi ha già rimproverato che ho usato un italiano un pochettino così, perché ha detto, cosa ho detto Novella? Comunque non ho detto, adesso c'è Federica che racconterà la storia della Casadei, ma lo stesso, sapete che io ogni tanto mi inceppo, però mi danno subito i cicchetti, ragazzi, come avete capito. Allora, Raul Casadei, una grande storia, il re del liscio, e questa sera abbiamo dei grandi protagonisti che magari sapete già perché ve ne avevo già parlato, sono già stati con noi nella seconda puntata dedicata a Ivano Nicolucci, ma facciamo finta di niente, magari c'è qualcuno di nuovo all'ascolto che vuole riascoltare la storia dei nostri protagonisti. Allora, è il momento di lasciare la linea a Novella e Federica, andiamo, ci trasferiamo nel bar della Balera Rubicone. Prego ragazze, buona serata e grazie! Buonasera a tutti, ben ritrovati, questa sera parliamo di Raul Casadei. Ciao Federica!
E tu questa sera ci racconterai i protagonisti. Ebbene sì, ciao Novella, che bello ritrovati, che bello ritrovare il nostro pubblico. Avremo tante emozioni e tradizioni da vivere insieme. Lo faremo con dei protagonisti che ci hanno fatto compagnia già nella seconda puntata. E di chi parlo? Parlo intanto di Marco Tagliavini, che nasce l'8 agosto del 1970 a Reggio Emilia da papà Giacomo e mamma Carla. Già in tenera età nutre una particolare predisposizione per la musica. Termina la scuola dell'obbligo e consegue il diploma di operatore alle macchine utensili. All'età di 13 anni inizia ad appassionarsi alla musica da ballo, folgorato dalle esibizioni del maestro Ivano Nicolucci prima e Fiorenzo Tassinari poi. Così l'anno seguente decide di studiare il sax sotto la guida del maestro Giovanni Tosi. Nel 1986 entra a far parte dell'orchestra Le Giovani Ali Dorate di Luciano Gabrici e Fiorenzo Tassinari. Nel 1987 viene chiamato dal maestro Franco Bergamini. Sono gli anni d'oro dell'orchestra Bergamini e questo incontro sarà fondamentale nella carriera di Marco. Dopo 8 anni decide di interrompere il suo rapporto con il maestro Franco Bergamini e negli anni successivi fa parte del Folklore Forlivese e Learco Gianferrari. Nel 1996 poi incontra il grande Paride Sforza e decide di frequentare la scuola di musica Diapason. Nel 1996 ritorna con l'orchestra di Luca Bergamini fino al 2001 e nel 2002, l'anno successivo, vede l'uscita del suo primo album, Un sorriso sulle nuvole. In questo periodo Marco sospende la sua attività artistica per intraprendere nuove strade e nel 2003 però decide di rientrare a tempo pieno nel grande giro dell'orchestra da ballo con Renzo Il Rosso e Orietta Delli e poi con Robertino. Dal dicembre 2006 ad ottobre 2013 ritorna a far parte dell'orchestra di Luca Bergamini. Nel 2008 esce il secondo lavoro discografico Marco Tagliavini and Friends. Nel 2011 esce il terzo lavoro discografico Argento. Dal 2013 al 2016 fa parte delle orchestre di Roberto Polisano e di Roberta Cappelletti. Nel 2017 comincia una nuova ed entusiasmante avventura con l'orchestra di Matteo Benzi. E questo era ed è Marco Tagliavini. A te e proseguiamo con il secondo solista, protagonista di questa puntata, Gabriele Zaccherini, che nasce a Forlì il 19 ottobre del 1962 e fin da giovanissimo dimostra grande passione per la musica e per il clarinetto in particolare. Comincia a studiare con l'aiuto del papà Igino e a 13 anni si iscrive al corso di clarinetto presso il liceo musicale Angelo Masini di Forlì. Ad appena 15 anni inizia a suonare con l'orchestra Mirella Folk e Gigi Casadei. Nel 1979, ancora minorenne, approda nell'orchestra Vittorio Borghesi, dove ha la fortuna di suonare con grandi musicisti, fra i quali il grande Orfeo Gulmanelli. Nel 1982, finito il servizio militare, Gabriele ritorna nell'orchestra Borghesi. Nel 1986 sceglie di suonare in un'orchestra meno impegnativa, i Reali 23. Nel 1987 arriva il diploma in clarinetto. Dal 1988 al 1990 fa parte di gruppi come Minotti e Valicelli. Nel 1990 entra poi nella storica orchestra Castellina Pasi e nel 1994 entra nell'orchestra Renzo e Luana. Proseguiamo con le annate. Nel 1997 insieme ai colleghi musicisti formano l'orchestra Daniela e i Balla Balla. Dal 2006 al 2013 diventa una delle colonne importanti dell'orchestra Luca Bergamini, con la quale vive entusiasmanti esperienze musicali e apparizioni televisive nazionali. Dal 2013 fa parte dell'orchestra di Edmondo Comandini e la storia continua. E Gabriele Zaccherini è andato. Passiamo al ballo con le sirene danzanti che vi faranno compagnia in questa puntata. Allievi del maestro Cicognani, Mirko e Sandra cominciano a ballare all'età di 8 anni. Si incontrano all'età di 14 anni e di lì comincia la loro scalata al successo, vincendo numerose competizioni. All'età di 18 anni passano al professionismo e dal 1985 ad oggi Mirko e Sandra hanno conquistato ben 12 campionati italiani professionisti. Tante partecipazioni a trasmissioni televisive, ad esempio Sotto a chi tocca, Campioni di ballo, Ballando con le stelle, Porta a porta, Mattina in famiglia, Festa italiana, Uno mattina, Tu sì che vale, Se mezzogiorno in famiglia e tante altre.
Nel 2004 decidono di ritirarsi dalle competizioni, però continuando ad insegnare con immutata passione ed entusiasmo. Da allora il successo di Mirko e Sandra e della loro scuola, le Sirene Danzanti, continua con feste, spettacoli, apparizioni televisive, competizioni e vacanze. Cristian ed Elisa sono gli attuali campioni nazionali per le danze folk e campioni nazionali per la disciplina folk show dance. Nel 2019 si sono aggiudicati la vittoria ai World Sport Games a Tortora, in Spagna. E sempre nel 2019, all'apertura del Jova Beach Party, festa organizzata da Jovanotti sulla spiaggia di Rimini, hanno ballato sulle note di Romagna Mia davanti a 40.000 persone. L'anno precedente Jovanotti ha voluto per tutte e tre le serate dei suoi concerti al RDS Stadium a Rimini Cristian ed Elisa. Nel 2021 Cristian ed Elisa sono stati invitati a partecipare come coppia di ballerini al 71esimo Festival di Sanremo sulle note di Bianca Luce Nera degli Extra Liscio. Un grande successo per Cristian ed Elisa e di tutta la scuola di ballo. A tutti voi in musica! Pensiero lontano, la grande tradizione, Raul Casadei. Buonasera alle Sirene Danzanti, a Mirko, a Sandra, ai suoi ballerini, a Valerio, a Marta, a Matteo e Laura. E soprattutto buonasera a Marco Tagliavini e Gabriele Zaccherini. Ben ritrovati, buonasera, ragazzi. Ciao a tutti. Ben ritrovati. E allora, visto che
dobbiamo anche ringraziare e soprattutto vogliamo fare un grande applauso ai super musicisti, ai ragazzi della mia orchestra, ad Andrea Piva alla batteria, Paolo Rinaldini al basso, buonasera Paul, Andrea Giova alla chitarra, il maestro Roberto Morganti alle tastiere, pianoforte. E poi ragazzi, sta riscuotendo un successo incredibile, io non so come mai, ma veramente ancora non l'avevo detto, ma il nostro maestro Massimiliano Lombini, non so, ha un fascino particolare lui. Vedo che stanno scrivendo nei commenti su WhatsApp, ma chi è quel bell'uomo, mi dicono. È lui, il maestro Massimiliano Lombini alla tromba! Grazie ragazzi, grazie, grazie. E ridendo e scherzando siamo già arrivati alla quinta puntata. Allora, Marco, Zac, dai, raggiungetemi un attimo qui davanti, visto che così abbiamo la possibilità, anzi, così facciamo ancora due chiacchiere. Ci siamo trovati nella seconda puntata dedicata a Ivano Nicolucci. Siete ancora qua in questa quinta puntata per ricordare Raul Casadei. Sì. Io so, Marco, che tu quando parli di Raul hai sempre un'emozione particolare. Perché forse ti... No, diciamo che con Raul si era creato questo rapporto, dico sempre, cioè il mio rapporto con Raul e con tutta la famiglia di Raul, con la signora Pina, con Carolina, Mirna, Mirko e tutta la famiglia, è un rapporto d'amicizia che, a prescindere dal lavoro che facciamo, il fatto che lui sia stato un grande personaggio, voglio dire, il re del liscio, tutto, però quando andavo là a salutarlo, sì, si parlava, anche proprio perché è inevitabile che si parla del lavoro... Però era un rapporto d'amicizia con una persona che era Raul Casadei. Ecco, cioè, non è che perché Raul Casadei era un grande personaggio che io ero amico di Raul. Cioè, ero amico di Raul perché era una persona semplice. Oh, poi Zac, immagino, quando si trova... Allora, cacciatori. Cacciatore, è vero. Gli piaceva il mio salame da morire. Ortolani, perché gli piaceva tutto e due, gli piace farlo. Gli piaceva il mio salame da morire. L'ultima telefonata che mi ha fatto me la fece il 22 dicembre del 2020, perché poi il 2021... E mi disse, sono pronti i miei salami? Ovviamente non li ha potuti mangiare. Anzi, visto che allora hai nominato la famiglia, mandiamo un grande abbraccio. Assolutamente. Io saluto con affetto tutta la famiglia Raul Casadei e in particolar modo Mirko, che è stato con noi, che è stato con me, con Roberto, con Novella, nell'ultima puntata di Musica la nostra vita, che è andata in onda sabato 2 aprile. Veramente grazie Mirko, perché ci hai regalato una bellissima pagina, anche a livello emozionale, abbiamo parlato di tante cose, è stata veramente una bella serata. Zac, tu invece... Raul Casadei, a parte essere questo grande personaggio, il re del liscio, ma cosa tu... dire, forse, non so se... Pecco dica, però forse il più grande di tutti, se non il più famoso sicuramente. Beh sì, secondo me. Quindi niente, purtroppo anche qui non ho avuto mai l'occasione di parlare o di suonare. Neanche proprio a livello rapporto? L'ho incontrato così, diciamo, di sfuggita in qualche serata che avevamo fatto in giro per la Riviera. Però lo saluto solo, buonasera, cioè salutato e niente di particolare purtroppo. Però niente, cosa dire? Sto tagliavini invece si intrufola. Lui con l'orto, con l'orto. No, adesso guarda, ti voglio raccontare questa perché questa è veramente... Allora, io nel 1995 Mirko mi ospitò nella palazzina dove c'erano gli uffici. Mi diede cortesemente una camera per fare l'estate, diciamo. E io purtroppo una mattina mi svegliai con un dolore incredibile e non sapevo cos'era, poi si è rivelata essere un'appendicite. Era luglio del 95. E allora telefonai e dissi, Raul scusate, non sto bene, è arrivato, ha suonato il campanello e lui in persona mi ha accompagnato al pronto soccorso Cesenatico. Cioè avrebbe potuto mandare chiunque, no? Certo. Lui in persona è venuto ed è stato lì con me fin quando non mi hanno... Ti è passato anche il male dopo? No, purtroppo dopo tre giorni mi hanno operato, però comunque mi accompagnò lui di persona al pronto soccorso Cesenatico. Bene, allora ragazzi, siamo partiti con questo pensiero lontano, un bellissimo valzer, un bellissimo motivo. Che a Raul piaceva da morire. Proprio anche da ascoltare, proprio bello. Adesso c'è un brano che già come parte mi fa impazzire, Rispecchia. Poi Zac, quando sentiamo la voce di Marco che urla da... No, è bello che rispecchia il temperamento di questo personaggio, cioè una persona che è veramente
pieno di grinta, di carica, uno spirito incredibile. Io l'ho sempre visto sorridere, sempre positivo. Quando uscivo da casa sua era un'iniezione di salute, perché lui era così, era così. Allora ragazzi, dai, prepariamoci, preparatevi sul palco. Intanto piano piano si preparano anche i nostri maestri di ballo, le sirene danzanti ancora con noi in questa prima puntata, perché adesso arrivo, perché sorrido, perché adesso lo capirete. Quando parte questo brano capirete perché mi viene il sorriso e verrà anche a voi a casa. Però parliamo però sempre di grandi successi della tradizione Raul Casadei, questo brano che si intitola La Carica. Sono belli sti ballerini, ecco, io li farei stare, fateli stare un po' che... Ragazzi, facciamo finta di niente, stanno, loro stanno così anche 2 ore, guarda. Mi fa un po' così Mirko, che è anziano, però gli altri che sono... Le sirene danzanti di Mirko e Sandro Elmeti, complimenti a Valerio, Marta, a Matteo e Laura, complimenti ragazzi, ci vediamo dopo. Allora mi raccomando, ragazzi, state votando i successi della tradizione Casadei, La Carica. Avete sentito dagli Avini? Mi rifai così? Fai... Carica! Fa impressione quando fai, eh? Beh, però comunque sei uno speaker. È un bel montarbo. Volevo sapere una cosa, ma Tagliavini, non hai mai pensato di fare il DJ? No, assolutamente. Non è il mio mestiere fare il DJ, assolutamente. No, però tu hai questa carica. Allora, tu preferisco, non so, suonare il sassofono. Siete mai capitato di andare a vedere uno spettacolo di Mirko e Sandra? No. No, perché c'è Mirko, solitamente quando loro fanno gli spettacoli io suono, sì, no, e magari, no, sono, ma lontani da casa mia. Se ti capita, vacci, perché Mirko è indiavolato.
urla, urla, io mi sono preso paura una volta, ho detto, ma chi è questo? Dicevo, ma chi è sto matto? Io dicevo, era Mirko. Complimenti, complimenti ragazzi, siete fantastici. Ancora un grande applauso alle sirene danzanti. Allora, amici, adesso voi continuate a votare perché il televoto è apertissimo. Noi ci vediamo tra un pochettino perché adesso lasciamo la linea alla regia e poi torniamo per la seconda parte di Emozioni e Tradizioni dedicata alla grande musica di Raul Casadei. Adesso, come dice la famosa balera del Rubicone, linea alla discoteca. Ragazzi, potete andare a bere adesso, è la pausa, si va a bere, vai con la discoteca, vai DJ! Prosecco Serena Wines 1881. Ieri Franco Bergamini, vera tradizione. Oggi Luca Bergamini, pura emozione. Luca Bergamini, energia, ballo, passione, divertimento assicurato, emozione pura. Questa notte non finirà mai. Luca Bergamini, uno spettacolo indimenticabile. Eccoci, siamo ritornati, seconda parte di questa quinta puntata dedicata a Raul Casadei. Siamo qua con Mirko e Sandra, la nostra grande scuola di ballo, come dice la novella, la mamma delle scuole di ballo, perché... Sì, non mi copiare le parole, ecco. No, delle volte quando dici qualcosa di buono io ti copio. Ah, ho capito, capito. E poi scusa, ma perché mi tratti sempre così male quando vengo perché a trovarti qua nel tuo bar? Quando tu vieni qui al bar, sì, devi essere un pochino più carino, non arrivi, parli, no, è il mio bar. Ho capito, ma lei non è contenta di avere un bell'uomo qua al bar? Ah, se un bell'uomo l'ho sposato, certo che sono contenta, no? Vabbè, lasciamo perdere. È una gara persa. Mirko, è una gara persa. Lo so. Come va te con peggio. Perché è sempre una gara dura. Però se non sono così. Esatto, vero. Non le avevamo prese. No, esatto. Possiamo stimarci, dai. Certo, prese. Allora, c'eravamo innamorate di loro. Certo, però. Allora, nella puntata, la seconda puntata, voi siete stati con noi nella puntata dedicata a Ivano Nicolucci, abbiamo parlato certo dei problemi vari, cioè che c'è nel mondo del ballo, nel mondo della musica. Oggi voglio parlare, Mirko, con te. Cioè, allora, te adesso devi prendere possesso di quella telecamera là, no? Okay. E devi essere talmente convincente, perché uno deve scegliere di venire a scuola dalle sirene danzanti? Perché? La vado a prendere. Sì, prendila. Però quello che c'è dietro è un problema prenderlo, te lo dico. No, allora, nelle scuole di ballo innanzitutto devono andare in tutte le scuole di ballo, perché le scuole di ballo nascono con l'intento di stare insieme, di divertirsi e divulgare la tradizione, ma di socializzare. Perché scelgono le sirene danzanti? Perché le sirene danzanti è una scuola che siamo stati una delle prime scuole a Rimini che abbiamo aperto. Ci abbiamo creduto dall'inizio perché per noi è stata una passione all'inizio, poi adesso è diventato il nostro lavoro, perché io per tanti anni ho fatto un altro lavoro, però avevo sempre intenzione di fare solo questo. Questo perché abbiamo tanta tanta passione e questa passione cerchiamo di portarla e di trasmetterla anche a tutti i nostri allievi. E poi all'interno delle scene danzanti abbiamo una sirena
anche Sandra, ecco, e quindi... Hai visto? Sì, no, ma ha detto la verità, però in questo caso l'ho visto molto ruffiano. È stato veramente, veramente, solo qui, sì, infatti Mirko, però lo dobbiamo dire, che il ballo è la passione che nasce dal profondo del nostro cuore, quindi noi invitiamo tutti a venire nella nostra scuola di ballo, perché lì regna il divertimento, la passione, la grinta, la voglia di fare, la voglia di imparare, quindi venite, venite, venite alle sirene danzanti. Allora Mirko, come presidente bocciato, perché io voto per la Sandra, perché la Sandra, hai visto che carica, ragazzi. Allora, abbiamo parlato anche dell'estate, ma cosa state preparando in particolare? C'è qualcosa che si può svelare? So che uno deve venirvi a vedere, perché dice, se noi diciamo già i nostri... Guarda, come sempre, su 25 bralli che proponiamo... come minimo 15-16 tutti gli anni le cambiamo, quindi non è che e dietro quelli abbigliamenti e cose però varie. Mirko, con Sandra sta pur sicuro che non muori di non Mirko, muori di c'è una di cosa che dobbiamo dire, questa cosa la possiamo svelare. Nel tour estivo quest'anno riproporremo uno dei brani che è stato per noi molto importante, l'entrata, dove ci sarà all'interno di questa entrata la nostra conchiglia, quella che ci ha fatto diventare veramente le sirene danzanti. Ci sarà una mega conchiglia di gigante dove e poi non possiamo svelare il resto è una sorpresa. Quindi quest'estate seguite le sirene danzanti, noi siamo presenti sui social, su Instagram, su Facebook, e quindi seguiteci, e il nostro sito è www.sirenedanzanti.it, mentre invece su Facebook ci siamo come Le Sirene Danzanti o come Sandra e Mirko, e anche su Instagram sia Le Sirene Danzanti che Sandra e Mirko. Dato. Poi abbiamo la nostra sede fissa, che è la palestra del ballerino. Si trova a Rimini, in via Nabucco numero 6. La palestra del ballerino, perché dentro... Ma parlare, io so tutto, io so di te, non mi devi le fermare. Le donne hanno bisogno del loro tempo, del loro ritmo, vero Novella? Esatto. Sì, ok Novella, perfetto. Novella attenta. La palestra del ballerino, perché lì si viene, c'è la zona appunto spogliatoio con la doccia, e poi c'è appunto la sala dove si entra, c'è un'area anche dove ci si può riscaldare con degli, diciamo, con degli attrezzi, e poi si fa lezione. Sì, poi devi dire. E ci sono i libri, che parlano di danza, ci sono i CD, tutte le cose. Lo stai dicendo con un po' di invidia? Esatto. No. Io sono contento, perché se ben ricordo la Sandra ha ideato il balletto con i costumi di un nostro video. Sì, generale, bellissimo. Ci siamo divertiti tantissimo. È stato uno spettacolo veramente quello. Si è divertito anche Tagliavini, che gli ho dato un morso in una chiappa quando andava sull'albero, se lo ricordo ancora. Se lo ricordo. Allora, ragazzi, io che dire, grazie veramente. Grazie a voi, perché di averci invitato. Ci state regalando l'eleganza del ballo, la vostra eleganza, la vostra poi grande energia. Ma io volevo sapere adesso, così proprio brevemente, ma che soddisfazione avete avuto quando avete visto vostro figlio e Elisa sul palco di Sanremo? Guarda, è stata un'emozione, è stata un'emozione incredibile, anche perché per noi è sempre stato il nostro sogno, sai, per un ballerino arrivare a quei livelli. E non ce l'abbiamo fatta per vari motivi, perché ci sono state tante cose, ci è riuscito il nostro figlio, e come che fossimo andati noi, perché eravamo lì attenti a aspettare. Noi eravamo sul divano che stavamo piangendo, perché non si poteva uscire di casa, eravamo in piena pandemia, lui era a Sanremo, però abbiamo pianto tutta la sera, ma non solo noi, tutta la nostra scuola, tutti i nostri ragazzi. Ma, vedi, c'è stato un sussulto di telefonate, messaggi. Successo poi è della grande famiglia. Ma non solo, anche di tutta la gente che balla, perché noi abbiamo ricevuto messaggi da tante persone, anche che veramente complimenti, ma abbiamo vissuto un attimo di ballo, abbiamo ballato, è stato bellissimo. Ma non solo per il figlio che è andato a Sanremo, ma anche perché siamo riusciti a portare qualcosa di folk romagnolo in Eurovisione, e far vedere la nostra disciplina, che è sempre stata considerata un po' una disciplina di serie B, no? In giro rispetto a standard latini, la nostra, sai, è nata in campagna, quello e quell'altro. E invece abbiamo visto che con i nostri passi, la nostra tecnica, ma soprattutto con la nostra musica, perché dobbiamo dire che la nostra musica a livello mondiale prende, e fa scalpore da tutte le parti, quindi... Poi con Jovanotti, il palco di Jovanotti, una star, artista, un big... Anche lui è un artista fenomenale, perché siamo stati insieme, abbiamo mangiato insieme, ci ha trattato proprio da amici, fantastici. Con chi ha ballato?
Con chi hai ballato, Mirko? Beh, ma noi abbiamo fatto con la Ferrilli, con la Sabrina. È vero, tu si chiamavi, è vero, non abbiamo fatto, vedi, abbiamo fatto sentire il muscolo, perché... Sì, gli ha fatto sentire quel muscolo lì, lui voleva magari, ma... Guarda, cioè, che... Parla con me, qua c'ero io, c'eravamo, L'hai presa. Allora, te devi cosa hai avuto? Che brivido hai avuto? Il brivido, guarda, mi è piaciuto perché, sai, siamo andati negli studi, tutti gli autori, subito, mi raccomando, c'è il Covid, c'è quello e quell'altro, distanza, quello. Allora, noi, sai, dovevo insegnargli il passo romagnolo, i passettini, dovevamo fare il cavallo, in gergo si chiama cavallo, allora ho preso Sabrina con le mani così e abbiamo fatto... i passettini di cavallo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, a un certo punto ho visto che gli piaceva, gli ho agganciato, l'ha saltata, l'ho preso, l'ho fatta girare, quando si è sentita girare si è buttata al collo, faceva che bello, che bello, che bello, e quindi dopo... Bravo. Ascolta ragazzi, vi piacciono i Pooh? Molto, certo. Allora magari... quando faremo la prima serata vi invito, se venite, come no, ci vediamo. Molto piacere. Noi saremo lì sicuramente con le sirene danzanti, con tutti i ragazzi. Allora, amici, questa è la novità dell'estate 2022. Logicamente l'Orchestra Bergamini è sempre attiva e in prima linea. Però questa è una cosa che io, Andrea Piva, Paolo Rinaldini, Roberto Morganti, Andrea Giova... ci siamo voluti togliere questa soddisfazione, volevamo provare qualcosa di diverso e questo è quello che accadrà nell'estate 2022 in tutte le piazze d'Italia. Vai regia! Andrea Piva, Roberto Morganti, Andrea Giovagnoli, Paolo Rinaldini, Luca Bergamini. Goodbye, un tributo alla leggenda Pooh. Il sole è prossimo ormai, il vento corre con me, cosa c'entro io con quella gente, con Goodbye, il tour in tutte le feste e piazze d'Italia. Eccoci, chi fermerà la musica? Non la ferma nessuno, ragazzi, la musica. Allora, siamo pronti per tornare in pista con le sirene danzanti, ma soprattutto con i grandi ospiti di questa sera, Marco Tagliavini e Gabriele Zaccherini. Qui Marco ha voluto coinvolgere Novella perché ha detto ricordiamo Raul Casadei, visto che faremo tutti i brani suonati, però diciamo uno dei brani più famosi della tradizione Casadei è la famosa Mazzurca di Periferia. Marco, non so se hai notato, sta girando su YouTube questo bellissimo filmato della Mazzurca di Periferia negli studi della RAI, penso che erano... la Mazzurca di Periferia, Marco, di che anno è? 73. Allora erano i primi anni 70 dove la grande orchestra Raul Casadei era in una... famosa trasmissione della RAI, e appunto questa presentata Mazzurca, da Paolo Ferrari. Esatto, che la presenta poi in un modo... Lizio! Esatto, Lizio, esatto. In un modo particolare. Allora, hai qualcosa... La Mazzurca di Periferia è una mazzurca ideata da Enrico Muccioli e Raul Casadei. In origine aveva tre parti, non due, e soprattutto non aveva il testo. Fu Raul che ebbe l'idea geniale di scrivere un testo, questo testo semplicissimo, che però è stata la cosa più azzeccata, fra le più azzeccate, sì, di tutti i suoi brani, insomma. È stato un successo, ed è ancora un successo veramente inarrivabile, grandissimo. Allora, Novella, hai questo grande onore, hai una grande responsabilità,
perché questa è la Mazzurca di periferia e ritorniamo così alla musica e nel ricordo dei grandi successi di Raul Casadei. Complimenti a Valerio e Marte, complimenti a Marco Tagliavini, Gabriele Zaccarini e a Novella. Brava Novellina, La Mazzurca di periferia. Ragazzi, vi state ricordando di votare, vero? È il numero che il nostro Marco Bernabini ci fa vedere subito qui in sovrimpressione, come si dice, in sovrimpressione. Mi raccomando, votate questi grandi successi, perché vogliamo sapere... cosa ne pensate? Che ricordi magari avete di questi grandi successi, la Mazzurca di periferia? Chissà quante volte l'avete ballata, l'avete ascoltata e poi magari l'avete vissuta con questa grande orchestra, l'orchestra di Raul Casadei. Allora, adesso invece è il momento di passare a un altro bellissimo brano. Abbiamo visto Valerio e Marta. Adesso avremo qui in pista una coppia giovane, ma già... con tanta esperienza, che sono Mattia e Laura, sempre dalle Sirene Danzanti, e qui parliamo di questo brano, L'autostrada. Quando Marco mi ha segnalato questo brano, che ho messo su l'ascolto, ho detto, boh, forse è rovinato l'ascolto, perché c'era un casotto, e invece era proprio così, erano i clacson dei mezzi, giusto Marco? È sempre stato molto attento a tutto. Tanto è vero che, insomma, se tu vai a analizzare tanti brani del suo repertorio, tipo la ballata del camionista, che è stata una trovata geniale, perché tutti i camionisti avevano la cassettina, allora andavano alle musicassette o alle stereotto, ma sì, le musicassette dell'LP, dal vivo dell'Arena di Verona, della Cadelliscio, che è dove c'è incluso questo brano, che è stato un successo incredibile. La ballata del camionista. La ballata del camionista. No, per dire che è molto attento. E quindi, esatto, e quindi ha scritto questo brano dedicato all'autostrada. Perché? Perché 350 giorni all'anno erano in autostrada. Esatto. E quindi lui ha pensato di scrivere un brano intitolato All'autostrada. Allora, qui vediamo ancora sul palco Novella, insieme a Marco e Gabriele Zaccherini. Qui allora abbiamo detto che ci saranno Mattia e Laura.
perché questo è un altro grande successo della tradizione Raul Casadei. Signori, questa è L'autostrada. Ragazzi, scusa Matteo, prima ti ho chiamato Mattia, mi sa, ma sai che io te l'avevo detto già all'inizio. Io Laura me lo ricordo, ma il tuo, no, sto scherzando. Matteo, complimenti ragazzi, e complimenti alle sirene danzanti, ma complimenti a Marco Tagliavini, Gabriele Zaccherini, tutti i ragazzi. A Novella, brava Novella, avete capito? La barista del bar della Barella del Rubicone è andata a cantare sul palco, brava, brava, brava. Allora ragazzi, mi raccomando, continuate a votare, il nostro numero lo state vedendo, e adesso invece vogliamo parlarvi di una cosa importante, perché la nostra agenzia, l'agenzia Leardi, quest'anno festeggia 30 anni di attività. E allora, in emozione e tradizioni, poi magari quanti ricordi avranno anche Sandro e Mirko, visto che è un grande impresario della zona di Rimini, che da un paio d'anni ha preso in esclusiva nazionale l'Orchestra Bergamini, quante serate avranno fatto. E noi, qui a Emozione e Tradizioni, vogliamo omaggiarlo così. Auguri alla famiglia Leardini. Agenzia Leardi, una realtà che da 30 anni opera a fianco di musicisti, gestori e organizzatori sacri. La musica è vita e noi vogliamo viverla con
con tutti voi, Agenzia Leardi. Agenzia Leardi, 30 anni di grande attività. Allora amici, adesso noi ci fermiamo un piccinin, si dice così, un piccinin, ci andiamo a rilassare, a bere qualcosa, perché comunque qui ragazzi la serata è tosta e sono convinto che anche a casa stiate passando un altro bel sabato sera in compagnia della nostra musica. Allora noi ci vediamo dopo e come dice la balera del Rubicone, linea alla discoteca, a tra poco! Tornati al bar della balera Rubicone della nostra novella che adesso ha cantato e qua che mi dà degli spintoni come per dire adesso lo spazio è mio, ma mi sono preso possesso di questa postazione, cara Vandi novella, e adesso parlo io, solo io. Come sempre. Effettivamente ha ragione. Quando lei ha ragione, ha ragione. Allora, terza parte dedicata a Raul Casadei, questa quinta puntata dedicata a questo grande al re del liscio. Siamo qua con Marco Tagliavini e Gabriele Zaccherini, che ringrazio ancora, veramente un grande grazie piacere. Grazie a te, siete grazie ritornati. A te. Grazie a te, Luca. Abbiamo, cosa vogliamo dire? Dai, ragazzi, dai. Vi lascio carta Io, bianca. Se posso dire una cosa, vai. Come ho detto prima, purtroppo non ho avuto il piacere di suonare con Raul e anche magari conoscerlo di persona. Però conosco molto bene, abbastanza bene, Roberto Liverani, in arte Robertino. Grande solista dell'orchestra. Che è stato, credo, per 20 o 25 anni. 24 anni. Il primo clarinetto sì. di Raul Casadei. E quindi anche i suoi successi, anche li conoscono quasi tutti, diciamo, dallo Spazzanido alla Studentessa e cose e via discorrendo. E allora, parlando con lui, ogni tanto che mi diceva che non avevano quasi neanche il tempo di passare da casa, perché spesso erano in Rai, forse una delle prime orchestre a passare in Rai, certo. E poi Giro d'Italia, insomma, tutti questi impegni, non avevano quasi neanche tempo di passare da casa per salutare o prendere su qualcosa, che poi erano sempre comunque in giro a suonare. Quindi dovevano, nel pullman, guardavano qualche cosa, studiavano lì, e poi scrivevano questi brani memorabili fra lui e Muzzoli. Cosa hai scelto compagnia. Questa sera, Zac? Questa sera ho scelto un brano che è stato forse uno dei primi che ho ascoltato, che mi è sempre piaciuto e anche forse eseguito. Avevo insieme a 14 o 15 anni con un'orchestrina così del posto. Si chiama Lo Spazzanido. Lo Spazzanido, grande sì. successo di esatto. Robertino. Poi c'è una bellissima introduzione di clarinetto solo. Che Questo brano ha una esatto. storia. Ha una storia. Questo brano venne presentato a Raul da Muzzoli il giorno di Natale, nel 1973, al Poggio 70, la Veggia di Scandiano. Muzzoli chiama Raul e Robertino in camerino e presenta questo manoscritto. E nel manoscritto c'è l'introduzione al trio e c'è esatto, tutta la ritmica. Sì. Raul, ascoltando, ha intuito e gli dice via l'introduzione e l'inizio solo clarino. L'inizio è scoperto. Infatti è il primo brano della storia della musica da ballo che ha sei misure scoperte sul tempo. Esatto, infatti io... Dopo c'è stato un altro, che penso che il brano che hai inciso tu, Diavoletto, del maestro Ruspa, esatto. E anche quello ha sei misure, ma è venuto dopo. È venuto dopo. Ecco. E il titolo Lo Spazzanido, dovuto al fatto che i titoli era Raul, è prerogativa di Raul dare i titoli ai brani. Lo Spazzanido perché si dice che Lo Spazzanido è l'ultimo, diciamo, uccellino che stacca, diciamo, stacca le zampe dal nido, cioè è l'ultimo a prendere il volo, e quindi si dice che è il più giovane,
E Roberto in quel momento era il musicista più giovane dell'orchestra Casadei. Esatto, era appena tornato dal militare. Sì, siamo nel, questo brano è uscito nel 74 in primavera, fa parte dell'LP La Canta, che è il brano con cui Raul sfiorò la partecipazione a Sanremo del 74. Esatto, e quindi mi è piaciuto. Non sappiamo tutte queste cose, ma così... Lui ha la memoria di un elefante. No, è una questione di passione, non è mica niente, ognuno ha le sue passioni. Io Marco, però... invece te... Ma io, guarda, ti dico la verità, io quando, avendo conosciuto Raul e la sua famiglia, trovo tutta la sua famiglia, il suo amore per la sua famiglia e per la sua terra, e lo trovo nelle canzoni di Raul. Perché se noi andiamo ad analizzare il repertorio di Raul Casadei, magari la gran parte del pubblico, di tutti quelli che hanno ascoltato la musica di Raul, pensano a Ciao Mare, a Simpatia, La Matrucca di Periferia, Giramondo, pensano a questi brani bellissimi, storici. In realtà Raul ha scritto dei brani proprio dedicati alla famiglia, all'amore con la sua compagna, all'amore con la sua terra. Perché se tu prendi brani, non so, come Tavola Grande, dice c'è tutta la famiglia riunita nel testo. Se tu, i brani dedicati ai suoi figli, perché quando era ancora con Secondo scrisse il testo di un tango intitolato La mia Carolina. Poi nel 94-95 scrisse La famiglia, quando la Carolina decise di andare a vivere da sola a 300 metri da Via delle Nazioni. Famoso giardino Casadei. Recinto. E per dirti, poi scrisse anche una canzone bellissima per Mirna. C'è un video su YouTube, quindi non è che dico una cosa tanto. Cioè, c'è un video su YouTube dove si vede Mirna che ha un occhio bendato perché aveva un piccolo problemino. Poi lo dice anche in un'intervista con Luana Babini. E lui scrisse questo brano intitolato Creatura mia. Ti guarderò da lontano con un po' di gelosia, creatura mia. E sono tutti brani che magari hanno avuto meno successo se pensiamo a Folklore, a Madonna Romagnola, che è la storia d'amore di un uomo e una donna fondamentalmente, Casolare, Velo da sposa, che se non ricordo male questo l'ha dedicato a voi due quando vi siete sposati. Dico bene? Velo da sposa e c'è una lacrima che viene giù. Ecco. E poi parliamo dei brani dedicati alla sua terra, al suo sole. Lui amava il sole e il mare. Ciao mare, amico sole, iaia allegria. E chi più ne ha più ne metta. Quindi quando io penso a Raul, avendolo conosciuto, lo ritrovo in tutti i suoi brani. No, ma io però ti volevo chiedere, dimmi, come mai hai scelto questo brano? Beh, ho scelto questo brano perché... Allora, io dico la verità. Io conosco il repertorio del professor Enrico Muccioli. E ritengo che abbia scritto delle cose veramente molto, molto belle. Mi viene da citare Liscio 90, Il poeta, che sullo spartito è scritto Il poeta innamorato. Mi viene da pensare alla Fionda, una polca bellissima, alla la passionaria, la mucciolata, la spensierata. Ha scritto un valzer bellissimo intitolato Diamante, è arrangiato magistralmente dal maestro Pedulli. Però ho scelto questo brano che si intitola Mirko, perché è il brano che venne presentato da Muccioli a Raul in un cineteatro a Tresigallo nel 72. E siccome era appena nato Mirko, questo brano bellissimo, Raul decise di intitolare questo brano Mirko. Poi, l'anno dopo ancora, non so se nel 73 o nel 74, nacque il terzo genito del professor Muccioli, e Muccioli aveva già avuto due femmine, e anche lui lo chiamò Mirko, poi non so se ci sia attinenza o meno a questa cosa, però fatto sta che il figlio di Raul, terzo genito, si chiama Mirko, e il terzo genito di Muccioli si chiama Mirko. Mirko, bello, bello. Questo allora, amici, avete capito? Adesso è il momento dedicato ai solisti, a Gabriele Zaccherini e a Marco Tagliavini, intanto che noi ci andiamo a preparare sul palco. Ragazzi, avete voglia di andare in vacanza, Zac, Marco? Se si potesse non sarebbe male. No, dai, che di vacanza ne abbiamo già fatto troppo. È vero. Ne abbiamo già fatto troppo in questi due anni. E allora adesso vi portiamo in vacanza, intanto ci prepariamo per questi due grandi assoli che ci regaleranno Marco Tagliavini e Gabriele Zaccherini. Vai, regia. Ragazzi, è ufficiale, amici! Si parte perché la nostra vacanza è in partenza dal 5 al 12 giugno 2022. Fantastica Puglia, Marina di Pulsano. Nicolaus Club, Hotel 4 Stelle, Il Gabbiano a €770, tutto compreso. Amici, avete capito? L'Orchestra Bergamini, Nerea Danze, una settimana da sogno in un villaggio fantastico. Mi raccomando, qui vedete i numeri della nostra agenzia Chi è Ora, chiamate per qualsiasi informazione e soprattutto per prenotarvi, perché vogliamo passare insieme a voi una settimana
settimana da sogno. Poi ragazzi, abbiamo Andrea, Nicole, che tutte le mattine vi faranno scuola di ballo, vi insegneranno i passi segreti della nostra tradizione dei balli di gruppo. Mi raccomando, allora avete capito che dal 5 al 12 giugno 2022 brava, fantastica Puglia a Marina di Pulsano. Complimenti al Nicolaus Club con l'hotel Il Gabbiano 4 stelle, 770 euro, tutto compreso per voi. Fantastico. E allora ragazzi, vi aspettiamo. C'è il sole attorno a me. Eccoci, siamo qua sul palco perché siamo pronti per tornare alla musica. Siamo pronti con il clarinetto di Gabriele Zaccherini. Però qua vedo i ragazzi pronti, le sirene danzanti pronti. Mamma mia, avete cambiato ancora abito ragazzi, Caro Ermetti, ma te la tiri, siete bellissimi veramente, a parte gli scherzi. Siamo pronti per questo grande successo della tradizione Raul Casadei. Eccolo qua, Gabriele Zaccherini. Danzanti, che spettacolo! Complimenti, complimenti ragazzi. Che bei brani, che bei brani. Che dire ragazzi, quando i brani sono belli, sono belli. E magari delle volte si lasciano anche da una parte, si abbandona per un attimo questa grande tradizione. Invece abbiamo un grande patrimonio noi in Romagna che ce lo invidiano tutti, ce lo invidiano tutti. Soltanto che devo essere sincero, l'ho spiegato anche nella prima puntata, noi orchestra da ballo ci sono delle zone dove noi facciamo fatica a proporre la nostra tradizione. Ma noi
piano piano, un pezzettino alla volta, cerchiamo di portare in tutta Italia la nostra, il nostro grande patrimonio, che è la nostra tradizione. Allora, adesso è il momento di Marco Tagliavini. E Marco Tagliavini, come ha detto, ci farà ascoltare questo brano dedicato al figlio Mirko Casadei. Questo è un brano scritto dal maestro Enrico Muzzoli per questa grande tradizione Casadei. Questa volta abbiamo il piacere di avere anche i maestri Sandra e Mirko in pista insieme a Marco Tagliavini, dove ascolteremo e guarderemo il ballo e ascolteremo la musica di questo grande successo che è Mirko, Marco Tagliavini. Tagliavini, Mirko, le sirene danzanti, maestri Mirko e Sandra, che bello, complimenti per questa coreografia che avete fatto su questo bellissimo brano della Casadei. Complimenti ragazzi, bravi, e complimenti ancora Marco Tagliavini, che bello ragazzi. Allora, anche questa quinta puntata si sta avvicinando
Al termine io vi invito ancora, guardate, arriva il numero, questo è il numero per votare il brano preferito, il brano che vi ricorda qualcosa in particolare della vostra gioventù, dei vostri momenti di ballo, perché magari con questo brano, con l'altro brano vi ricordate che siete andati a ballare la famosa balera, che non è quella del Rubicone come questa, magari un'altra balera nelle sagre, nelle feste, veramente continuate a votare, mi raccomando. E poi voglio già ricordarvi un altro grande appuntamento, che è quello di sabato prossimo, perché sabato prossimo ritorneranno a trovarci Mirko Gramellini e Roberto Ruffilli, detto il Bomber, e lì parleremo della tradizione di Secondo Casadei. Allora mi raccomando, sabato prossimo con Mirko e Roberto, la grande tradizione di Mirko Casadei, di Secondo Casadei, scusate. Allora, adesso io voglio tutti qua, le sirene danzanti, Mirko, Sandra, Valerio, la Marta, Matteo e la Laura, Marco Tagliavini, Gabriele Zaccherini, la Novella, vi voglio tutti qua, ragazzi. È stata un'altra grande puntata, vieni Zac. Io volevo ringraziare tutti voi a nome di Teleromagna, Publisole, Orogel, perché ci avete dato la possibilità di far vedere la bellezza delle nostre tradizioni, il ballo e sentire il sax e il clarino come una volta. Veramente abbiamo riscoperto tanti brani. Volevo un grande applauso per i miei immensi musicisti, che veramente sono straordinari. Andrea Piva, Paolo Rinaldini, Andrea Giova, il maestro Roberto Morganti, il maestro Massimiliano Lombini, grazie. Noi naturalmente con Novella e tutto lo staff, grazie a Ivo alla regia audio, a Marco Bernabini in regia video, a Giovanni alle luci, ad Alfa, a Renato, a Luca, a tutta questa grande famiglia che da ottobre, vi ricordo che da ottobre che vi teniamo compagnia tutti i sabati, è arrivata questa emozione e tradizioni, spero che voi siate veramente contenti di questa nuova produzione di Teleromagna, grazie, continuate anche a seguire le pilloline, perché io tutti i giorni dalle 14.30 alle 14.45 porto nelle vostre case questo qui che facciamo il sabato, ritorniamo a vedere i ballerini, Mirko e Sandra, vi faccio vedere i balli, i grandi successi che i nostri solisti ci hanno portato qui a Emozione e Tradizione. Tutto questo dalle 14.30 alle 14.45. Allora, noi ci vediamo sabato prossimo, buona vita a tutti quanti e grazie a questi grandi solisti. E a questa grande scuola di ballo. Ci vediamo sabato prossimo, buonanotte! Solare. Oh,
col Sangiovese. Cominciare.